Ciao a tutti e bentornati a una nuova lezione di Basso in Pillole. Io sono Luca Angelici. Per maggiori informazioni su di me, www.angeliciluca.com. Oggi parleremo della tonica, ovvero della nota sostanzialmente che rappresenta il primo grado di una scala e solitamente indica o la tonalità o comunque sia è alla base dell'accordo che stiamo suonando. Perché voglio concentrare lo studio e l'attenzione sulla tonica? Perché per il bassista la tonica è una sorta di dogma, nel senso che rappresenta appunto la nota al basso, proprio come concetto d'armonia, è quella che crea la struttura per tutte le altre, diciamo, note che poi verranno cantate o dal piano, o dalla chitarra, o dalla cantante, o dal cantante stesso, o da un fiato. Comunque sia, diciamo, la nota base, quindi la nota del basso, è quella che ci dà proprio l'indicazione dell'accordo. Perché per noi diventa così importante come nota? Diventa importante per un semplice motivo, perché appunto il basso, il bassista o il contrabbassista fanno una funzione di accompagnamento che deve essere, diciamo, perfettamente precisa e strutturata, diciamo, con l'intenzione di appunto strutturare e dare le basi a tutti quanti. Quindi se noi mettiamo un prezzo che sta ruotando in La maggiore, per noi, diciamo, in linea di massima, il nostro dogma è suonare la nota di La maggiore, quindi la nota al basso, appunto, che dà il nome all'accordo. Questa, diciamo, quest'obbligo è vero per, diciamo, l'80% dei casi, ovvero quando è che noi possiamo sostituire la tonica con un'altra nota che non sia, diciamo, strettamente legata all'accordo. Ci sono dei casi, può capitare. Naturalmente va visto il contesto musicale in cui ci troviamo. Faccio un esempio. Se noi ci troviamo a suonare un brano in un contesto rock in cui sostanzialmente tutti gli strumenti, basso, chitarra, tastiera, lavorano molto su, diciamo, la struttura base dell'accordo, è naturale che io non posso fare nessun tipo di sostituzione, perché se io ho un brano che ad esempio gira su La, Mi, Sol, Re, in questo caso diventa difficile andare a sradicare la funzione della tonica, perché appunto noi diamo il riferimento a tutti quanti. Stessa cosa se io suono con, diciamo, lo stesso principio nella musica folk. Al di là dell'arpeggio sulla quinta, la tonica per me è un, diciamo, appunto, un riferimento chiaro e importante per tutti gli altri strumentisti. Diventa invece un discorso un po' più aperto nel momento io cambio genere e mi sposto nel pop. O magari mi sposto nel, diciamo, nei filoni, negli arrangiamenti con qualche richiamo jazz. Per quale motivo? Prendiamo sempre questo esempio che ho fatto di un brano che ruota su La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore e Re maggiore. Se mi trovo in un contesto in cui appunto non sono obbligato ritmicamente da un accompagnamento molto serrato come gli ottavi, quindi posso suonare delle note più larghe come le minimi o le semibrevi, ad esempio io posso fare una sostituzione di questo tipo. Sull'accordo di La maggiore suono La al basso, la nota di La. Sull'accordo di Mi maggiore posso fare questo tipo di sostituzione. Invece che il La al basso, quindi invece che il Mi, scusate, al basso, posso armonizzare con un La bemolle. Per quale motivo? Perché il La bemolle non è altro che, diciamo, trasportato in ottica del Mi, il Sol diesis, e quindi è una terza maggiore dell'accordo di Mi. Sol diesis, La bemolle, parliamo comunque sia della stessa nota. Quindi che cosa faccio in fase di accompagnamento? La maggiore, sul mio accordo di Mi maggiore, suono il La bemolle, ovvero faccio praticamente una scalata, diciamo così, mi muovo sostanzialmente
verso il prossimo accordo che, come avevamo detto, era il nostro Sol maggiore. Quindi il basso fa un movimento diverso rispetto a quello che stanno facendo gli altri, diciamo, strumenti. Ribadisco questo il giro di accordi, quindi il basso farà. Facciamo un altro tipo di sostituzione sul Re maggiore, mettiamo il nostro Fa diesis, che ve lo faccio sentire facendo così. Esatto. Ripetiamo un attimo l'esercizio, ripetiamo un attimo, diciamo, questa progressione armonica. La maggiore la suoniamo, diciamo, tonale. Il Mi maggiore diventa La bemolle al basso, il Sol maggiore rimane Sol maggiore, il Re maggiore diventa Fa diesis. Questo tipo di movimento del basso, quindi della nota del basso, rispetto invece agli accordi, diciamo, che avevamo nella nostra partitura, quindi La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore, Re maggiore, è un movimento possibile, quindi naturalmente va concepito con l'attenzione rispetto all'accordo che ci arriverà nell'immediato. Quindi è naturale che la funzione del movimento del basso serve per avvicinare, in questo caso, il La e il Sol. Ovvero, invece che muovermi dal La alla quinta, quindi al Mi, mi muovo scendo di un semitono per avvicinarmi nella maniera più possibile all'accordo successivo che sarà Sol. Avrebbe poco senso se io avessi una progressione di accordi, ad esempio, che invece che portarmi al Sol andassero da un'altra parte, tipo al Re. A quel punto, diciamo, la funzione di muovere il basso verso l'accordo che arriverà perde di efficacia, perché sostanzialmente non ho, appunto, non diventa efficace in funzione dell'accordo che arriverà del Sol. Quindi lo spostamento della tonica è una cosa che si può fare, va visto naturalmente il contesto ritmico e il contesto del genere musicale, perché non tutti i generi lo consentono. Soprattutto appunto negli arrangiamenti pop o negli arrangiamenti, diciamo, di stampo jazzistico, diciamo così. E deve essere legata in funzione all'accordo che noi andremo a trovare successivamente. Quindi in un, diciamo, blocco di tre accordi, il nostro primo accordo è l'accordo dove noi sostanzialmente mettiamo la fondamentale. Il secondo accordo è un accordo di passaggio, il terzo accordo è l'accordo di arrivo. L'accordo di passaggio, diciamo, può beneficiare dello spostamento della tonica. Quindi, come abbiamo detto prima, ripetiamo, se noi abbiamo questi tre accordi, La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore, La maggiore, Mi maggiore e Sol maggiore, sull'accordo di Mi maggiore io posso decidere di sostituire la tonica, invece che suonare un Mi, suonare un La bemolle, che nient'altro non è che il Sol diesis, quindi la terza maggiore di Mi. Se avessi avuto un Mi minore, questo tipo di discorso non avrei potuto farlo, perché a questo punto il Mi minore mi richiede un Sol come tonica, e suonare un Sol diesis con un Sol accanto diventa una cosa, diciamo, enarmonica e molto brutta da ascoltare. Quindi è una correlazione appunto fra accordo di partenza, accordo di passaggio e accordo di arrivo. Se ci sono le condizioni, quindi si fa un attimo brevemente una piccola analisi delle note che compongono gli accordi, se ci sono le condizioni, la tonica appunto si può spostare e possiamo evitare di utilizzare la tonica sul primo movimento. Ammettiamo appunto che sia un tempo in quattro quarti, sul primo quarto posso evitare di mettere la tonica e magari appunto muovermi richiamando la terza dell'accordo successivo. Spero di essere stato abbastanza chiaro, eventualmente appunto facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo detto che
La tonica. Ci sono dei casi in cui la tonica può essere, diciamo, svincolata dall'obbligo di suonare sul primo tempo, sull'accento forte. Questi casi, diciamo, sono più frequenti nella musica pop e negli arrangiamenti di stampo jazzistico, molto meno frequenti negli arrangiamenti o nei generi rock, folk, reggae, eccetera, eccetera, dove appunto il basso fa struttura per tutti quanti. In questo caso, appunto, noi possiamo sostituire la tonica con l'esempio che ho portato con la terza maggiore dell'accordo di passaggio. Ribadisco la serie di accordi, ad esempio La maggiore, Mi maggiore, Sol maggiore. Abbiamo detto che la terza di Mi maggiore è il Sol diesis. A questo punto il movimento del basso, invece che, diciamo, andare a Mi, quindi risuonare la tonica, suonerà il La bemolle o Sol diesis, che è la terza maggiore di Mi, per arrivare all'accordo di Sol maggiore. Sol maggiore. Quindi La maggiore, Mi maggiore col basso di Sol diesis, Sol maggiore. Detto questo è tutto, mi raccomando, fate, diciamo, eventuali esperimenti in base sempre al contesto musicale in cui vi trovate e utilizzate il tutto con molta parsimonia. La sostituzione della tonica è una cosa che crea abbellimento, ma deve essere utilizzata in maniera molto parsimoniosa, quindi non abusate di questo tipo di sostituzione, perché ricordiamoci sempre che la funzione del basso, del bassista, è quella di sostenere la melodia e quindi di sostanzialmente fornire la tonica. Se noi ci prendiamo la libertà di fare questo tipo di sostituzione, deve essere una libertà, diciamo, studiata, mirata a creare un abbellimento momentaneo, ma che appunto successivamente ritorna poi alla funzione principale del sostegno dell'armonia e della musica in generale. Detto questo è tutto, alla prossima lezione di Basso in Pillole, ciao Luca!